Vi chiedo di accomodarvi gentilmente. Lascio intanto la parola all'assessore. Sì, all'assessore no, al direttore sì, al direttore per l'appello. Lozzi Alabiso Ariano. Speriamo che finiamo presto. Biondo Candigliota. Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Candigliota, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Diciotto presenti, sei assenti più la Presidente, possiamo aprire. Sì, intanto comunico che è stata inviata all'interrogante la consigliera Cerquoni l'interrogazione a risposta scritta numero 44. Allora, per quanto riguarda gli scrutatori di oggi, saranno i consiglieri Tosatti, Ariano, e Toti. Allora, apriamo subito con il primo punto all'ordine dei lavori, che è la proposta di deliberazione per espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta numero 157 del 2018, approvazione del nuovo regolamento di polizia urbana. Consigliere Pompei. Sì, grazie Presidente. Questo regolamento è stato oggetto, diciamo, di due distinte commissioni. La prima con una lettura sommaria di alcuni articoli, poi con l'intesa che l'avremmo guardato con la massima attenzione, perché in effetti sapevamo che non erano state, era una cosa che proviene direttamente dal Campidoglio, hanno collaborato alla stesura, a parte la parte politica, il vice capo di gabinetto Cardilli, nonché il comandante della polizia locale, quindi erano già firme autorevoli. Comunque proprio per questo motivo abbiamo voluto un attimino guardarlo con la massima attenzione. In effetti non abbiamo trovato, nulla ci si è evidenziato da dovere che meriti rilievo altre cose, ci è parso un lavoro abbastanza completo per quello che ovviamente può essere la conoscenza dei componenti della Commissione, i quali non è che hanno un'esperienza di polizia urbana tale da poter esprimere un parere compiuto e autorevole, questa è la realtà. Ripeto, il lavoro ci sembra abbastanza completo e ben fatto, per cui in Commissione non abbiamo potuto fare altro che dare parere favorevole. Questa è la sintesi. E penso di aver finito qui, almeno per ora. Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Carlone. Allora, dalla relazione breve del Presidente praticamente c'è poco altro da aggiungere, perché abbiamo esaminato questo regolamento e sinceramente l'ho trovato
molto molto, diciamo, è proprio fatto bene, va, diciamo che è fatto benissimo. Perché dico questo? Perché il vecchio regolamento era praticamente un regolamento che regava molte lacune. Io ho fatto proprio l'esame per entrare nei vigili nel 71 sul regolamento di polizia urbana, l'articolo 16, se non vado errato, rumori molesti. Questo regolamento invece per argomenti hanno voluto fare determinati articoli proprio basati su determinati diciamo punti di vista da parte della polizia locale. E l'ho trovato veramente molto molto importante, che sinceramente è stato poi chi l'ha stilato, probabilmente il comandante della polizia locale, che è una persona abbastanza addentro ai problemi del settore. Quindi insieme al Presidente non abbiamo trovato, diciamo, da correggere o da fare osservazioni in nessuno degli articoli rappresentati. Certo, le cifre che verranno, perché poi è una cosa importante, che viene fatto riferimento per quanto riguarda le varie sanzioni, viene fatto sempre riferimento ad un'altra legge. E questo è un dato importantissimo, perché non solo chi viola determinate norme va a pagare una sanzione per quanto riguarda il regolamento stesso, ma paga anche le sanzioni se arrega eventuali danni. Quindi questo è importantissimo, che sia stato messo in questo regolamento. C'è poco altro da aggiungere, naturalmente il parere da parte mia è molto positivo, quindi sono soddisfatto che queste cose, poi ecco, è importante molte volte che ripeto e ribadisco sempre le stesse cose, bisogna chiamare o nelle commissioni sempre i reparti interessati al settore. Quindi se noi qualsiasi cosa prendiamo e interessiamo anche chi lavora in questi tipi di settore, è cosa buona e giusta. Quindi per me naturalmente è molto positivo questo regolamento. Sono soddisfatto veramente. Grazie. Altri interventi? Non ci sono interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto. Voleva fare un intervento? Sì, certo. Ah, dichiarazioni di voto, certo. Niente, le novità introdotte, io pensavo che ne lamentasse direttamente il consigliere Carlone, ma il DASPO per esempio è una cosa nuova che viene richiamata, quindi ecco. Quindi onestamente per noi il parere del movimento del gruppo è favorevole. Grazie. Altre dichiarazioni? Consigliere Giuliano. La più veloce di tutti i tempi. Fratelli Italia è favorevole. Altre dichiarazioni, consigliere Toti? Sì, anche io mi sono espresso favorevolmente in sede di commissione. Il regolamento, questo qui, ha un ritardo pazzesco rispetto alle esigenze della città di Roma. Ci sono state tantissime praticamente ordinanze da parte dei sindaci che non hanno mai avuto risultati per i corsi, per altre. Ecco, oggi abbiamo la possibilità, domani avremo la possibilità dopo l'approvazione, di realmente avere divieti permanenti. Ho visto, ecco, un intervento sarà breve anche perché siamo in dichiarazione di voto, no all'oristaggio nei cassonetti, che è fondamentale questo qui per il recupero
di un minimo decoro nella città di Roma, i saltafile, i centurioni, il bivacco alle fontane, i parcheggiatori abusivi, i lavavetri molesti. Però ecco, c'è un discorso che già Domenico ha accennato, il fatto dei vigili, del contrasto a questo discorso. Il contrasto a questo discorso io lo vedo comunque difficile, perché anche il settimo municipio e la polizia la polizia municipale del settimo municipio soffre di mancanza d'organico. Anche nell'ultima assegnazione che c'è stato, nessun vigile è stato assegnato al settimo municipio. Dico questo, la Presidente forse avrebbe dovuto alzare di più la voce rispetto a questo. Adesso forse i 500 vigili saranno assunti a tempo determinato, speriamo che il governo ci dia questa possibilità. Il contrasto alla prostituzione, ecco, ho dimenticato, è un altro elemento essenziale che condanna sia i clienti sia le prostitute. Ma voglio dire, c'è un discorso positivo da parte nostra, l'ho come ho detto condivisa anche in sede di commissione. Importante che non siano gride manzoniane queste che noi abbiamo scritto nel regolamento, quello che ha scritto il comandante, ma siano rispettate veramente, perché abbiamo bisogno del rispetto di queste indicazioni del regolamento. Questo è un discorso essenziale. Ci sono altre dichiarazioni? No? Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sono 16 voti favorevoli e 2 astenuti, quindi la delibera viene approvata. Passiamo al punto successivo. Un'altra proposta di deliberazione di iniziativa della Giunta avente ad oggetto cessazione del consorzio di strada vicinale. Sì, questo è di via della. Dunque, il numero 14. Sì, è un decreto legislativo. È legittimo. Luogo tenenziale. Ah, luogo tenenziale, perfetto. È un decreto legislativo, luogo tenenziale, numero 1446 del. 1918, ci picchia. Via della Marrana. Incredibile. Chi vuole relazionare? Ok, va benissimo, consigliere Tosatti. Allora, questa proposta di deliberazione di iniziativa della Giunta ha come oggetto la cessazione del consorzio di strada vicinale ex decreto luogo tenenziale 1446 del 1918 di via della Marrana. Questo decreto luogotenenziale appunto definiva i consorzi di strade vicinali. Quindi, premesso che la deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 dell'8 febbraio 99 e successive modificazioni e integrazioni prevede la lettera C,3 dell'articolo 65 che i municipi sono competenti in materia di consorzi di strade vicinali ad uso pubblico, che i consorzi di strade vicinali ad uso pubblico sono stati istituiti ai sensi del decreto luogotenenziale citato al fine di provvedere alla manutenzione, alla sistemazione o ricostruzione delle strade vicinali e che il Comune, in considerazione dell'uso pubblico della strada vicinale, è tenuto a concorrere alla spesa per un quinto e fino alla metà della stessa, che la cessazione del consorzio si verifica ope legis con il venir meno dello scopo per cui esso stesso è stato costituito, sia la manutenzione, la sistemazione e ricostruzione della strada, che le strade vicinali ad uso pubblico ai sensi del vigente codice della strada, articolo 2,6 lettera D, sono assimilate alle strade comunali, cioè in quanto sussiste l'uso pubblico sono assimilate alle strade pubbliche ed assoggettate al loro regime giuridico. Che via della Marrana, da via Paolo Albera o Albera a piazza Monte Castrilli, è di proprietà di Roma Capitale, pervenuta con decreto di esproprio, scusate, c'è qualcuno che ha il microfono acceso,
Va bene. Quindi una parte di Via della Marrana è di proprietà del Comune di Roma, è pervenuta con decreto di esproprio del 1975, viene citata la matricola IBU, che la direttiva di giunta municipale numero 46/2017 ha impartito alla direzione tecnica di predisporre gli atti necessari per la presa in carico manutentivo di Via della Marrana, che con nota protocollo C194310 del 26 settembre del 17 la direzione tecnica ha disposto la presa in carico manutentivo della via stessa, visto il tuo e lo statuto, eccetera. Il Consiglio del Municipio VII, per quanto esposto in narrativa, delibera la presa d'atto della cessazione del consorzio di strada vicinale di Via della Marrana per esaurimento del fine per cui esso è stato costituito ai sensi del decreto luogotenenziale citato, in considerazione della presa in carico manutentivo della direzione tecnica della parte residuale di Via della Marrana, non già di proprietà di Roma Capitale. Delibera altresì che il presente atto venga trasmesso al Dipartimento del Patrimonio per i successivi atti di competenza inerenti l'acquisizione della proprietà della parte residuale non già di proprietà di Roma Capitale, e che il presente atto venga notificato al consorzio di Via della Marrana. Grazie. Altri interventi? Consigliere Guido. Grazie Presidente. Allora, oggi chiudiamo con la votazione di questo atto il consorzio di Via della Marrana. Questi sono consorzi adibiti alla manutenzione stradale, più o meno creati quando il Papa ancora era re, più o meno, no? E quando la tecnica fotografica maggioritaria era il collodio umido col banco ottico, quindi stiamo parlando della fine dell'Ottocento. Che cosa è successo? Praticamente queste strade vicinali di fatto erano strade che dalla metà dell'Ottocento fino oltre erano le strade che andavano ai vigneti, alle campagne, eccetera. Poi ovviamente con l'andare avanti dell'espansione cittadina questa strada vicino a Via Albera, cioè, è sicuramente città consolidata, non dico che è centro storico, ma quasi, insomma, per far comprendere quanto poi ci sia stata questa espansione. E questi consorzi ci ricevono decine di migliaia di euro tuttora dal Comune di Roma per la manutenzione di strade. Ora, al 50%. Dal 20 al 50. Ora, il punto è questo, che essendo questa strada di proprietà del comune di fatto già dal 75 per una parte, l'altra parte era in gestione manutentiva al consorzio, quindi è rimasta al consorzio. Con la delibera che abbiamo votato lo scorso anno di presa in carico manutentivo di una serie di strade, diciamo, private e aperte a pubblico transito, abbiamo preso di fatto in manutenzione anche la restante parte della strada. Che cosa vuol dire? Che il consorzio non ha più la sua missione, quindi dopo forse 150 anni andiamo a prendere parte, come ci competerebbe effettivamente, anche poi in quella parte della città che, ripeto, non è affatto periferica, della manutenzione diretta. Questo vuol dire che il comune risparmierà, per questo consorzio si parla intorno ai 30-40 mila euro all'anno, quindi neanche 2 lire per dirci. Il passaggio che noi stiamo effettuando oggi è stato anche discusso in realtà all'interno di un'assemblea del consorzio, come se fosse una specie di assemblea di condominio, però in questo caso il consorzio ci decideva che ambito prendere, e abbiamo avuto, devo dire, una risposta abbastanza positiva. A questa assemblea hanno partecipato gli uffici tecnici municipali di qualche mese fa, e oggi non solo prendiamo atto di questo fatto, ma chiudiamo anche a livello giuridico proprio l'attività del consorzio su questa strada, che passa
come detto, sotto la nostra manutenzione. Ci sono anche altri consorzi di questa tipologia nel municipio, probabilmente ci arriveremo nei prossimi mesi, intanto partiamo da quello della Marrana e quindi siamo ben contenti del fatto che l'amministrazione risparmierà alcune decine di migliaia di euro e prenderemo in carico direttamente, come già era di fatto, in modo da essere anche più veloci e più svelti nel caso di emergenze e altre cose di questo tipo. Io direi che più o meno ho fatto un quadro, ringrazio poi il Presidente Tosatti che ha spiegato la natura e la tipologia. In commissione è passato questo atto con voto favorevole all'unanimità dei presenti, c'erano praticamente tutti i gruppi, mi sembra mancasse forse il Partito Democratico, per il resto è passata all'unanimità dei presenti e siamo ben contenti che dopo decine e decine di anni e di decadi mettiamo diciamo una pietra tombale su questa tipologia, no? di personalità anche giuridiche in questo caso, che non sono più necessarie e che di fatto contribuivano a spendere più soldi del necessario, a mio modo di vedere. Quindi siamo ben contenti di votare questa delibera di oggi. Grazie. Ci sono altri interventi, consigliere Giuliano? Allora, grazie Presidente, prendo atto della posizione politica che si è raggiunta in merito appunto a questa presa in carico di questa strada, ma quello che mi sollecita l'intervento è comunque sia il metodo. Ora, è una piccola iniziativa che va a smontare un piccolo consorzio che potrebbe essere un domino verso altri che comunque no, potrebbero non essere più utili alla loro causa, oppure potrebbero essere più attivi invece se effettivamente possono dare il loro contributo al 50%, come spesso accade per le manutenzioni, no? O per la spesa dei propri oneri che hanno all'interno. Ma mi sollecita quindi, ovviamente ad essere d'accordo come Fratelli d'Italia, mi sollecita una riflessione. Quindi chiedo, in virtù di questo inizio di percorso amministrativo, politico-amministrativo da parte di questa maggioranza, mi sollecita di indicarvi anche una sensibilità, quindi lo dico ecco al capogruppo, al vice, insomma alla Presidente del Consiglio, alla maggioranza tutta, di seguire più da vicino le procedure amministrative per le prese in carico a prescindere. Che significa che spesso e volentieri questi 150 anni di cui prima parlava il vice capogruppo, insomma e il relatore che è intervenuto, derivano niente proprio di meno che da un'indolenza, da una superficialità, da una non osservanza delle pratiche amministrative. Quindi sono cose che stanno lì e rimangono tali non perché siano utili o non, ma perché è un modus, ok? Allora le cose vanno avanti col tempo. Per cui che succede? Che alla fine questa cosa rimane stratificata e quando qualcuno va a capire perché e per come rimane meravigliato, dice ma possibile, era talmente semplice fare un'operazione di questo tipo, no? E porla dalla parte, prenderla in carico dalla parte amministrativa. Questo succede per il motivo che adesso ho detto, ma anche per le nuove prese in carico, cioè soprattutto ci dovremmo preoccupare che nella parte espansiva, nella parte dove vengono spesi gli oneri, dove quindi vengono realizzate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dove comunque sia c'è bisogno di arrivare a prendere, cioè a formulare l'ipotesi amministrativa veloce, perché poi che succede? Il dipartimento deve fare il collaudo ci vuole la commissione, la verifica, poi dopodiché fatto il collaudo, se tutto va bene, viene chiamato il municipio di conseguenza a fare la presa in carico.
Quindi il municipio di conseguenza viene chiamato successivamente per dire sì, va bene, ok, me lo prendo in carico, dopo che il dipartimento competente l'ha passato al dipartimento patrimonio, e dopodiché sono passati 2 anni. Allora anche le cose positive vengono meno in virtù di questa burocrazia, diciamo così, che non è che aiuta, ci sai, ci mette al riparo da tutto, dice beh, allora il tempo è necessario per, no, perché la commissione competente del dipartimento, che si genera e si crea proprio per verificare i lavori di urbanizzazione, è lì che deve fare la commissione, è lì che deve fare il lavoro di, no, di controllo. Una volta che lei ha verificato, ok, non c'è bisogno più di fare un ulteriore collaudo, tra virgolette, perché sono sempre gli stessi poi, dello stesso dipartimento, che vanno a dire tutto a posto. Ok? Quindi se lì si compartimenta, no? Le figure addette a dire ok, i soldi sono stati spesi, il progetto è stato rispettato, ok, viene fatto tutto, le strade a posto, l'illuminazione, i marciapiedi sono a posto, fatto quello si dovrebbe fare contemporaneamente una riunione con i servizi, con il municipio e la presa in carico. C'è una strada qui a Ostia del Curato che sono 1 anno e mezzo che ancora non è presa in carico, ma non per colpa del municipio, sempre per il dipartimento che non ha fatto il collaudo. E se voi passate su quella strada ci sono i New Jersey chiusi, ok, che non permettono il passaggio, ma è tutto a posto, perlomeno all'occhio visibile, illuminazione, marciapiedi, strada e quant'altro. Quindi però crea problemi di problemi, diciamo, di mobilità sul quadrante, perché è una strada che comunque porta sulla rotatoria, no, di Austria del Curato da parte di via Cinque Frondi, e quindi questo non permette una viabilità omogenea. Quindi poi escono contromano, insomma tutta una serie di cose. La strada è fatta, io ho fatto un paio di telefonate, ma c'è una farraginosità nelle procedure. Quindi chiedo a questa maggioranza, chiedo al vicepresidente della commissione, al presidente quando sarà, di trattare anche questo nella nostra commissione, perché potremmo essere utili a velocizzare perlomeno i risultati di quello che sarà. Cerchiamo di intervenire su quello che è, ma cerchiamo anche di intervenire su quello che sarà e che deve essere, insomma, preso in carico dall'amministrazione. Altri interventi? Consigliere Ciancio. Prendiamo atto quindi che via della Marrana è stata presa in carico da questo municipio, che cosa buona. Naturalmente non vuol dire che c'era uno sperpero, perché i frontisti si assumevano il carico di un quinto o di un mezzo addirittura delle spese della manutenzione. Io sollecito quindi, dopo questo provvedimento, che non è un atto del municipio, ci deve essere una ratificazione amministrativa anche del dipartimento, di pensare anche a via del Mandrione. Poi non solo questo, lo diceva il consigliere che mi ha preceduto, molte ce ne stanno, ma al tempo che non è confuso forse le date della presa di Roma 1870 con 1915 è un'altra cosa. E era un qualcosa importante, l'ha detto lei, perché queste strade vicinali venivano fatte proprio per la coltivazione dei terreni in prossimità dei vigneti, e quindi lì era una zona di vigneti e i proprietari hanno avuto al tempo l'onere di cedere il terreno in qualità di frontisti ad uso pubblico. Il comune ne pagava quindi una parte, un quinto, l'altro mezzo dovevano pagare sempre i frontisti. Quindi non è uno strumento, come dire, meraviglia sì che ancora oggi strade come questa, che stanno in zone consolidate, ma io potrei riportare anche altre strade, ce n'è una addirittura dietro via Gallia, una strada che era una strada consortile, di sollecitare quindi anche via del Mandrione e tutte le altre, facendo, come dire, una ricognizione in merito e trovare le condizioni più giuste e più celere per avviare una presa in carico totale delle strade. Ricordo che in questa via il municipio nono fece molte battaglie proprio per un fatto molto semplice, perché sostavano i tir e quindi creavano
del disagio enorme, quindi si è cercato di mettere un divieto, ma non era possibile all'entrata su da parte della Villa Lais, dove c'è l'entrata su via della Marrana, e quindi il municipio dovette fare una grande forzatura per mettere il divieto d'accesso, per non far sostare dei tir che andavano in alcuni capannoni. Quindi ritengo che sia, come dire, un passaggio amministrativo concreto che non ci dovremmo esimere dal dire va bene. Grazie. Altri interventi? No, dichiarazioni di voto. Intervento o dichiarazione di voto? Intervento, grazie. Ah. Scusa, chiedo scusa, sì. Se sono... No, io volevo solamente informare l'Aula che la presa in carico della strada fu fatta con delibera 211 del 1997, quindi solo 23 anni fa più o meno, non è tantissimo, però quindi la presa in carico della strada. Quello di cui si sta parlando, quello di cui insieme alle altre strade di cui poi la nostra... Sì, io sto leggendo la... No, io sto leggendo... Riusciamo a non fare un dibattito? Andiamo avanti? Vada avanti, consigliere Giannone. No, c'ho qui la delibera 211, se volete ve la leggo, ma... C'è tutta una serie di strade e si delibera, nel Consiglio Comunale deliberò la presa in carico, l'acquisizione al demanio comunale di un certo numero di strade, tra cui nell'ex nono municipio c'erano appunto via Cutilia, via Galazia, via della Marrana, via Torre del Fiscale, via Tommaso Inghirami, via Giuseppe De Leva, via Francesco Lemmi e via Ariccia. Ora, cosa è successo? Che poi la Giunta nel 2017 invece ha emanato una direttiva che, facendo seguito a questa delibera, ha impartito alla direzione tecnica di predisporre tutti gli atti necessari per la presa in carico manutentivo. Una cosa è acquisirla al demanio, un'altra cosa è la carico manutentivo. Nel frattempo c'era sempre questo consorzio che invece aveva l'obiettivo di fare la manutenzione di queste strade, quindi sostanzialmente il comune aveva acquisito la strada nel 22 anni prima e però contemporaneamente versava dal 20 al 50%, adesso non so la cifra, in commissione ci diceva la persona dell'ufficio tecnico che è venuta, circa 30.000 euro l'anno, insomma, per questa strada, e quindi con questi soldi poi doveva fare la manutenzione, che però in realtà in parte veniva fatta anche dallo stesso comune. Quindi in sostanza la situazione era effettivamente un po' bizzarra, perché da una parte il comune aveva la proprietà e doveva prenderla, ne era proprietario, dall'altra parte versava gli oneri come proprietario al consorzio per fare la manutenzione. In sostanza con questa delibera noi andiamo a semplificare la situazione, no? E riportare la situazione in una condizione di normalità, dal punto di vista sia formale, ma stiamo anche dicendo che venuto meno quello che la necessità di avere un consorzio, la finalità con cui questi consorzi vengono creati, stiamo decretando appunto la fine, no, dell'utilità del consorzio stesso, che poi è una presa d'atto di una situazione di fatto, per cui è una delibera secondo me che non richiede grandi parole per essere supportata. Per questo penso sia cosa buona e giusta appunto votarla. Altri interventi? Altrimenti passiamo alle dichiarazioni di voto? Il conclusivo, certo. Allora, io volevo specificare alcune cose a conclusione. Innanzitutto vorrei ricordare che sia
secondo la lingua italiana sia secondo la giurisprudenza, una strada vicinale è una strada posta al di fuori dei centri abitati che attraversa diversi fondi consentendo il transito e l'accesso agli stessi, cosiddetta strada interpoderale addirittura, e si tratta di una strada di proprietà privata che a seconda delle sue caratteristiche può conservare l'uso privato o essere assoggettata all'uso pubblico. Nel caso di uso pubblico si prevede, secondo giurisprudenza, addirittura un consorzio obbligatorio. Ora, ovviamente Via della Marrana è tutt'altro che una strada interpoderale, oggi come oggi. Ne conserva, diciamo, nella sua tortuosità proprio un ricordo storico, e anche nel nome Via della Marrana, perché effettivamente in un quartiere di strade che si intersecano ad angolo retto, perpendicolari, è l'unica strada che segue quasi segue la riva dell'antico fosso, e parliamo di antico, infatti qualche consigliere dice ha stigmatizzato il fatto che si parlasse del Papa Re, e invece devo dire che mentre mancano molti riferimenti sugli atti costitutivi di questo consorzio, compresa la delibera capitolina che non risulta agli atti da nessuna parte, ma di fatto insomma il consorzio esiste e comunque è riconosciuto da atti successivi e in base al decreto luogotenenziale del 1918, dallo statuto della stessa dello stesso consorzio al titolo primo testualmente si afferma: nell'anno 1870 il consorzio, a proposito di elezioni, ecco, no, aspettate, perché 1870 siamo già nello Stato italiano. Dopo il passaggio della presidenza, scusate, fatemi silenzio parlare. Presidente, silenzio, andiamo avanti. No, voglio specificare anche perché, diciamo, oltre che essere arcaico e obsoleto, insomma, oltre che forse non rispondere ai principi di economicità vigenti, è anche storico. Dopo il passaggio della presidenza delle acque strade dell'ex Stato Pontificio al Comune di Roma, fu regolato tale consorzio dalla legge lavori pubblici del 20 marzo 1865, numero 2248, per cui abbiamo proprio delle radici nello Stato Pontificio e poi è ricaduto in leggi e regolamenti dello Stato italiano. Voglio però anche sottolineare che quindi la proposta della nostra giunta è quella di prendere atto della cessazione del consorzio di strada vicinale di Via della Marrana, che delibera altresì che venga trasmesso al Dipartimento del Patrimonio per i successivi atti di competenza inerenti all'acquisizione della proprietà, e questo sarà di competenza capitolina, basta. Scusate, ma spesso mi manca il finale. Va bene. Dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto, consigliere Pompei? Sì, io ovviamente annuncio il voto favorevole del nostro gruppo, però non posso esimermi dal rilevare, da fare una considerazione. Di queste cose non c'è solo questa, tanti di questi argomenti purtroppo giacciono nascosti negli armadi e ovviamente la parte politica può intervenire, ma tutto sommato se poi la parte amministrativa non ci evidenzia questi casi, praticamente prima che scopriamo tutto ci vogliono 20 anni, 30. Quindi ecco, per me
votiamo favorevolmente, però c'è anche un invito alla parte amministrativa di evidenziarci tutte queste cose, perché altrimenti non, cioè in autotutela poi d'altronde, perché alla fine quando si è di fronte a maggiori esborsi che non son dovuti, in realtà ci sono dei profili che onestamente non vorremmo affrontare. Tutto qui, grazie. Consigliere Carlone. La faccio io. Allora, il mio presidente Pompei ha voluto sottolineare una cosa che già avevo in mente di dire io. E quindi diciamo subito che il nostro parere è favorevole per quanto riguarda l'acquisizione di Via della Marrana. E è stato già trattato tante volte questo tipo di discorso di Via della Marrana, anche perché si creava lì, c'è stava un vecchio mulino che al transito dei camion molte volte non potevano girare e quindi intasavano tutta la zona. Vabbè, questo è un discorso che va, sì, però l'invito che ha rivolto il presidente Pompei lo vorrei rivolgere anche io. Via Piazza Montecastrilli, dalla parte a ridosso quasi delle mura, è tutta proprietà comunale, dove è sorta una cittadina, tutte case, tra l'altro manco si sa se sono stati poi pagati gli oneri al comune, e giace presso il Dipartimento, da informazioni poi date da qualche anno fa. Giacciono determinati tipi di provvedimenti che dovrebbero essere presi proprio nei riguardi di delle persone che poi lì è sorto tutto la parte di consorziale, che hanno poi costruito dei palazzi veramente poi bellissimi, non parlando poi della parte del tennis che sta dall'altra, vicino alla Banca d'Italia. Quindi ecco la mia preghiera, a parte che siamo favorevoli per questo, la mia preghiera è rivolta anche a dare una controllatina a questi altri atti, perché possa affiorare poi qualche altro tipo di problema. Grazie. Altre dichiarazioni? No, allora, votazione. Consigliere Ciancio. Volevo assolutamente rimarcare che nulla di personale, ma io non ho capito bene dall'affermazione del consigliere che mi ha preceduto il fatto del merito, non demerito, stiamo parlando di una cosa, ecco, era una provocazione nel dire che si trova un riferimento storico anche in milioni e milioni di atti in tutta Italia che provengono dal periodo in cui vigeva Papa Re. Però volevo dire, non capisco se si è capito veramente il principio del consorzio, chi ci guadagna e chi ci perde. Un'amministrazione quando è brava, quando lo fa, o quando non l'acquisisce, o quando l'acquisisce, quando fa pagare meno ai cittadini o meno. Vorrei dire che in commissione e in altre commissioni, in altri dibattiti, è ovvio che ci siamo sempre espressi nel fatto che bisogna acquisirli completamente. Perché? Perché i frontisti hanno un carico sempre molto alto di spese rispetto al Campidoglio. Quindi, se è una politica generale quella di dire che i consorzi bisogna buttarli e demolirli tutti a mare, non è così. Perché rischiamo a volte, per alcuni ragionamenti che abbiamo fatto in commissione, di non capire che i consorzi sono nati con uno spirito che ho ribadito in commissione tante volte, che era quello dell'interesse generale di tutti i cittadini. In questo caso, come mi sono espresso già in commissione, trovo assolutamente regolare e positivo, e l'avevo già detto nell'intervento, a prescindere dall'anno o dalle battute che non condivido, come dire questa è una cosa vecchia e qualcuno non ci ha pensato prima. No, ci abbiamo pensato, anzi abbiamo ribadito anche in commissione che sono cose veramente essenziali da acquisire e da farli, e ho ribadito Via del Mandrione, che ritengo il consorzio che sta a ridosso delle,
dell'acquedotto debba essere acquisito, perché ogni volta che si rompe la fognatura in quel preciso tratto di strade i frontisti devono intervenire pagando e facendo la progettazione. Abbiamo visto in commissione, è venuto il presidente del consorzio e ha ribadito a tutti noi della commissione lavori pubblici che sarebbe cosa buona e giusta che il comune acquisisse anche quella parte. Non tempo che... scaduto, quindi voto? Ho detto già che voto favorevolmente fin dalla dichiarazione dall'intervento. Okay. Grazie Presidente. Grazie a lei. Avevo firmato anche l'altro. Allora, ce ne sono altre? No? Allora, votiamo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, ci sono 20 voti favorevoli e ce ne sono nessun contrario, nessuno astenuto, quindi viene approvata. Sì. Votiamo ora l'immediata eseguibilità. E favorevoli? Contrari? Astenuti? Credo che sia l'unanimità anche questa. Sì, confermo, unanimità, quindi concessa. E passiamo all'ultimo punto di oggi, prima dell'approvazione dei verbali. Al punto 3 abbiamo la proposta di risoluzione avente ad oggetto trasferimento del servizio SERD, servizio per le dipendenze di Villa di Via dei Sestili. Sì, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, ai sensi dell'articolo 60,1 del vigente regolamento municipale, in qualità di Presidente della Commissione Politiche e Sociali, nomino quale relatrice della proposta di risoluzione la consigliera Ariano. Grazie. Grazie Presidente e colleghi consiglieri. C'è sempre qualcosa da imparare ogni giorno. Dunque, ringrazio il Presidente che mi dà la possibilità di presentare un atto a cui tengo molto e a cui ovviamente anche la nostra maggioranza tiene molto. Questa proposta di risoluzione io in realtà più che commentarvela la andrei a leggere in modo che così tutti possano conoscerne i contenuti. Trasferimento del servizio SERD, servizio per le dipendenze di Via dei Sestili. Premesso che il servizio per le dipendenze è un servizio specifico dedicato al trattamento delle patologie da dipendenza ed erogante gli interventi previsti dalle norme nazionali e regionali in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze, ma anche degli stati di dipendenza senza sostanza. Che nel territorio del Municipio VII, il SERD, è situato in via dei Sestili numero 7, in zona Quadraro, in un edificio ex ONMI, l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, che è stata un ente assistenziale italiano fondato nel 1925 allo scopo di proteggere e tutelare madri e bambini in difficoltà, sciolta nel 1975. Un complesso che ospita, in locali adiacenti, anche i servizi di un asilo nido e di un consultorio familiare. Premesso sempre che negli anni il servizio è passato da un numero di 40 utenti ad un numero di circa 300 utenti, derivanti dalla chiusura di altre strutture similari nei territori del Comune di Roma, che più volte nel corso degli anni la cittadinanza ha denunciato episodi di rissa, bivacco, siringhe abbandonate proprio tra via del Quadraretto, via dei Lentuli, via dei Sessili e piazza del Quadraretto. Considerato che anche e soprattutto nell'interesse della stessa utenza del SERD, che l'ubicazione attuale non sembra rappresentare una condizione ottimale per la realizzazione di un serio progetto di effettivo recupero delle persone affette da patologie da dipendenza assistite dalla struttura. Considerato altresì che l'elevato numero di utenti ha un impatto territoriale estremamente pesante, che è innegabile l'impatto socioambientale anche con gli adiacenti servizi di asilo nido e consultorio familiare, che più volte nel corso degli anni i residenti e i fruitori dei servizi ospitati nel complesso di cui in premessa hanno lamentato le criticità derivanti dalla convivenza in spazi così ravvicinati di servizi delicati e di categorie di utenti sensibili ed eterogenee.
considerato che i residenti del quartiere, stanchi di assistere ai tanti episodi di microcriminalità, più o meno riconducibili alle frequentazioni del SERD, meritano di trovare nel nostro ente di prossimità un punto di riferimento per le loro legittime istanze. Vista che appunto la competenza del SERD non rientra tra quelle dell'amministrazione municipale e visto il parere favorevole espresso nella seduta della Commissione Quarta in data 23 novembre 2018, il Consiglio di questo municipio risolve di impegnare la Presidente e la Giunta ad attivarsi presso gli enti e soggetti competenti alla realizzazione di uno spostamento del SERD, servizio per le dipendenze di via dei Sestili, in altro contesto e strutture più idonee. Grazie. Consigliera Cerconi. Presidente, la questione posso darmi un attimo? Non ci dispiace, nel senso che noi siamo consapevoli della situazione che può creare un servizio del genere in un ambito territoriale, dove insistono scuole, dove insistono dei centri di aggregazione cittadina. Il problema è dove all'interno della città non ci sono scuole, dove non ci sono punti aggregativi. Cioè, quel discorso e quello che ci lascia un po' perplessi è che nella proposta di risoluzione non viene menzionato dove intendiamo spostare questo servizio, perché il problema rimane lo stesso: lo togliamo da una parte, lo mettiamo dall'altra, ovunque lo mettiamo ci sarà qualcuno che è scontento. Mi pare evidente come tutto ciò che incide, profondamente nell'equilibrio dei rapporti sociali all'interno di una determinata area, è evidente che il SERD è ovviamente un servizio particolare anche per il tipo di utenza che coinvolge. Il problema però è che ovunque lo mettiamo crea problemi se non risolviamo quei problemi. Il malcontento della zona nasce dal fatto che ci sono risse, che ci sono problemi di pubblica sicurezza. È evidente che questo succede lì, come se lo spostiamo a Via Gaglia o se lo spostiamo a Cinecittà piuttosto che a Morena, creerà sempre gli stessi problemi se non risolviamo quei problemi. Quindi qui il discorso è come incidere per risolvere quei problemi. Va bene lo spostamento, ma chiunque lo, in qualsiasi zona del territorio o negli altri municipi, se si intende spostarlo nei municipi, ci sarà lo stesso identico tipo di problema. Da una proposta di risoluzione, visto che è una proposta, mi aspetto non solo che si dia alla Presidente e alla Giunta l'impegno di attivarsi presso gli organi competenti, ma che questo Consiglio abbia individuato o abbia immaginato una possibilità dove inserire, in quale contesto va inserito, perché purtroppo le premesse, mi prendo gli ultimi due minuti, le premesse sono giustissime, ma valgono per qualsiasi zona di questo territorio, perché il problema, come e lo ripeto, si pone a Via dei Sestili, si pone a San Giovanni, a Via Appia, Re di Roma, piuttosto che Porta Furba, piuttosto che in altre zone. Il problema è capire dove, quello che, e lo ripeto perché l'ho detto prima, non è solo dove, ma come risolvere i problemi che vengono causati. Se è un problema di sicurezza pubblica, forse abbiamo necessità non solo di spostarlo, non semplicemente di spostarlo, ma di porre l'attenzione e fare dei tavoli di concerto con le forze dell'ordine per capire come intervenire. Quindi la proposta, seppur interessante sotto un profilo contenutistico, perché pone realmente un problema di vivibilità del quartiere e quindi non può non essere presa in considerazione, probabilmente si sarebbe potuto fare si sarebbe fatto un passo ulteriore proponendo eventualmente un'altra zona, ascoltando nella commissione l'assessore o, come c'è scritto qua, i soggetti competenti alla realizzazione e capendo dove questo servizio può essere svolto in maniera più adeguata. Ma se quei problemi ci sono oggi in Via dei Sestili, nella zona del Quadraro,
ci saranno sicuramente anche in altre zone se il progetto è lo stesso e se non abbiamo cura di risolvere i problemi che in questa proposta di risoluzione sono evidenziati. Come Lega ci asteniamo semplicemente perché capiamo le difficoltà degli abitanti del quartiere, ma attualmente questa proposta non è prevista un'alternativa e quindi non possiamo valutare come consiglieri la effettiva fattibilità dello spostamento e la bontà di questo spostamento e soprattutto quali possono essere le soluzioni alternative. Come detto, non semplicemente uno spostamento, ma un miglioramento del servizio e soprattutto un controllo più accurato su quello che avviene all'interno della struttura, o meglio, subito all'interno no, quello che avviene subito all'esterno con risse, microcriminalità e quant'altro. Per questo motivo ci asteniamo e spero di essere stata abbastanza chiara nel delineare le motivazioni dell'astensione. Capiamo i cittadini della zona Quadraro tutti i disagi che hanno, ma non è corretto da parte della politica iniziare a spostare un problema, perché tra un anno, se lo spostiamo da qualche parte, avremo i cittadini di quell'area che si lamenteranno, la cambieremo ancora, si lamenteranno anche quelli. I problemi non vanno spostati, ma vanno risolti. Grazie. Altri interventi? Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Cioè, io comprendo le perplessità e, per chiarità, possono essere anche condivise sotto alcuni aspetti, ma il fatto stesso che comunque noi con l'impegno diamo comunque un indirizzo, cioè noi non abbiamo le competenze necessarie per poter stabilire dove, noi siamo la parte politica e io capisco le perplessità e posso anche, diciamo, da una parte accettarle, però ripeto, non avendo le competenze e sapendo comunque che ci sono situazioni molto sensibili, ad esempio parliamo dell'asilo, cioè non posso lasciare vicino a un asilo una situazione del genere. Poi è ovvio che le valutazioni non le possiamo fare noi, però non è che possiamo essere inerti davanti a una situazione di emergenza che comunque si porta avanti da tanto tempo. Io credo che intanto la situazione va in un certo qual senso, bisogna dare un input e noi lo dobbiamo fare l'input, cioè lo dobbiamo dare, certo, però non siamo competenti nel poter dire dove poter stabilire una struttura, sicuramente non vicino posti sensibili come un asilo. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Una riflessione ho fatto quando ho letto questa proposta di risoluzione e successivamente poi me ne è venuta anche un'altra leggendo la parte finale del risolve. È un problema che c'è da sempre, perché la localizzazione del CERD è in un luogo abbastanza difficile da gestire, ma come hanno detto i consiglieri che mi hanno preceduto, perché è, diciamo, in una piazza in cui sono presenti non solo un asilo nido, ma c'è anche un servizio di vaccinazioni che è aperto proprio a famiglie per i bambini molto piccoli, c'è un consultorio, quindi è frequentato da mamme e da donne che nel momento della pre e post gravidanza lo frequentano svariate ore del giorno, quindi, e in più è ovvio che è un luogo con alta densità abitativa e spesso per chi frequenta, conosce bene, insomma, quella zona, è ovvio che sostano e stazionano nella parte delle panchine, dei giardini, insomma, chiamiamolo un po' così, persone con disagio ovviamente sociale elevato e ovviamente con dipendenze e tossicodipendenze manifeste, insomma. Quando facemmo, ricordo, una discussione analoga in commissione, uscì però mi fu posto un approccio diverso, al quale io francamente non avevo posto attenzione. E in realtà si fece riferimento alla presenza del Dipartimento di Salute Mentale, che è al terzo piano da noi,
che può non vuol dire nulla per alcuni e invece sì, perché proprio la struttura diciamo, la struttura sanitaria locale, la ASL, USL forse si chiamava, insieme alle, anche alle, al municipio, insomma, decise di evitare un lavoro di stigmatizzazione di soggetti con carenze e con disagi sociali importanti, quindi un allontanamento dalla vita quotidiana, diciamo, di passaggio, e accogliere con una resistenza enorme da quello che mi avevano detto, perché inizialmente la situazione fu molto complicata. Mi ricordo, cioè, gli amministrativi ci raccontavano anche di situazioni anche abbastanza pericolose, perché anche qui chi va al DSM non è una persona che ovviamente sta bene, sono persone che sono in cura anche psichiatrica, sono persone che hanno un elevato disagio mentale evidente e che vengono seguiti dai, non solo dai servizi sociali, ma anche appunto da psichiatri e psicologi. E il trattamento sanitario avuto, diciamo, nel corso del tempo non ha favorito a volte una convivenza facile, assolutamente no, non solo con chi si trovava a lavorare all'interno del municipio, ma anche ovviamente con tutte le persone che vi accedevano, perché come succede a noi, prendiamo l'ascensore, andiamo al terzo piano, scendiamo al meno uno, e quindi come noi tutti quelli che ovviamente vanno in cura al DSM, il nostro municipio. Questo per dire che cosa, e che cosa mi fece riflettere in quel momento? Che forse la scelta di localizzare comunque un servizio che è rivolto a persone con tossicodipendenza non troverà mai probabilmente un luogo adeguato, ma forse la scelta comunque di metterlo, e questo era per me l'esempio, è stato l'esempio lampante, cioè esattamente dentro un'amministrazione che praticamente è il cuore della cittadinanza, no? Del municipio, è stato però nel corso del tempo non solo una cosa normalissima per tutti noi, perché io non, cioè, al di là del fatto che ogni volta magari ti trovi di fronte anche delle situazioni che possono anche mettere una certa preoccupazione, però ci si convive poi alla fine, e anche gli uffici che inizialmente erano stati preoccupati, perché appunto a volte furono costretti a chiudersi, insomma le situazioni erano diverse e diversificate, invece con il corso del tempo hanno anche provato a dire, beh, ma forse allora capiamo il perché di quella scelta, non di marginalizzare, non di metterli in un luogo dove ci sono solo loro, penso, no? Perché se li mettiamo fuori dalla città, o se noi mettiamo un servizio adeguato, qual è il servizio o il posto migliore? Non lo possiamo dire noi, perché non abbiamo le competenze, però oggi decidiamo che non possono stare in un determinato altro posto, quindi di fatto, diciamo, implicitamente diciamo che non va bene quella scelta, perché appunto quella è in un quadrato, in un quadrilatero dove c'è tutto, c'è un consultorio, c'è anche un servizio per le tossicodipendenze, c'è un servizio che la ASL offre per le vaccinazioni, c'è un asilo nido e c'è la gente che ci abita, cioè c'è tutto. Quindi forse, ma lo dico senza saperlo, lo ammetto, però mi sembra che, diciamo, la cosa sia quasi compatibile, quasi una scelta di voler inserire i servizi, le prestazioni che si fanno anche a delle categorie svantaggiate e socialmente in una situazione complicata, di metterla però dentro le maglie della società, non, diciamo, isolarle. E quello è stato anche il perché, in assenza del nostro municipio di una struttura ospedaliera, che è altro fattore determinante, non si poteva, diciamo, pensare che le persone dell'allora decimo municipio venissero, diciamo, anche isolate e non trovassero una rispondenza vicina anche in questo territorio, perché noi abbiamo Tor Vergata o abbiamo il Policlinico Casilino, oggi abbiamo San Giovanni perché ci siamo ulteriormente allargati. Quindi mi trovo in questa situazione nuovamente, dico, e capisco chi è lì e capisco che forse un giorno, se, come diceva anche la consigliera Cerconi, forse potremmo trovare le
preoccupazioni degli altri, ma questo avviene sempre anche quando ci sono dei cambiamenti. Forse credo che però, e per questo che non sono prettamente, diciamo, propensa per dire sì, va bene, è cercare di capire effettivamente quali sono gli approcci che si vogliono seguire da questo punto di vista, perché magari potremmo capire che c'è invece un'azienda sanitaria locale che è esattamente, che invece si dimostra proprio ancora rispondente a questo tipo di necessità e quindi ritiene che strutture come queste possono ancora rimanere, anzi devono essere visibili sul nostro territorio, ci devono essere, perché il problema della tossicodipendenza, e lo dico anche con una preoccupazione che ha visto anche questo municipio trattare gli argomenti purtroppo anche finiti troppo male, sta ritornando spietata e sta coinvolgendo spietatamente le giovani generazioni, e quindi cercare di dire, come si diceva a suo tempo, quello che non c'è, no? Quello che non diciamo non esiste, invece questo è un problema che esiste, quindi farlo vedere a tutti e metterlo tra di noi vuol dire esserci anche per chi ne ha bisogno. Quindi questa mi sono sentita di, diciamo, ricondividerla anche in questo momento, e è ovvio che l'impegno poi non sarà poi per quello che chiede la risoluzione, non è tra l'altro neanche di stretta competenza municipale, ma diventa appunto una decisione che dovrebbe prendere in questo caso, immagino, l'azienda sanitaria locale, quindi è un po' anche un modo per dire alla cittadinanza ce ne stiamo occupando, ma sappiate bene che però tutto quello che decide di fare o di non fare non è più una competenza che spetta al municipio. Noi abbiamo detto che questa cosa però qui non la possiamo più sostenere, quindi mi ritrovo, era la seconda riflessione che vi anticipavo, mi ritrovo però in una situazione di ulteriore difficoltà, perché appunto siamo convinti che forse questa non è la scelta che, o forse dovremmo riprendere quella discussione anche con l'azienda sanitaria locale e capire quali sono le destinazioni per cercare di rivedere tutto un approccio socio-metodologico che era proprio di quelle scelte e delle scelte dell'allora, parlo dell'ex decimo municipio perché in questo caso cadeva in questo quadrante di municipio. Grazie. Consigliere Giuliano? Allora, un attimo per stemperare, dico, posso utilizzare anch'io l'articolo 60, delego il consigliere Fulvio Giuliano a parlare per. Grazie. Allora, siccome ci tengo particolarmente al quadrante e quindi sono stato delegato e quindi, sì, c'ho anche la mia collega che dice che potrei passare per il SERD a fare una... Sei un utente. Sono un utente, ha detto. Non mettete a verbale queste cose che... Allora, no, va bene, ma facciamo fare un taglio e cuce, non è problema. Scusate, solo per dire che con certe cose è bello riderci, però sono cose molto serie, perché magari chi ci guarda da casa con, esatto, con facciamo, lo streaming. Esatto. E quindi chi ci guarda da casa ovviamente sa che stiamo ragionando seriamente. E quello che volevo dire è che avendo sentito ovviamente i due interventi di maggioranza e di opposizione, è normale che per quanto ci riguarda troviamo qualcosa che non quadra, nel senso, da riflettere il fatto che la parte oggettiva della richiesta, della risoluzione, è la coesistenza di questa struttura vicino a un asilo, e sono anni che è così, e quindi questa storia, sono diversi anni appunto, e questo municipio ogni tanto viene ciclicamente riproposta, e le difficoltà di chi usufruisce di quel servizio asilo nido, quindi attaccato proprio, a volte è forte, spesso è forte, e quindi è umano anche porsi come genitore la questione di dire: beh, non siamo contrari, per l'amor di Dio, come diceva Vidrotti, sono cose di vita, e quindi dobbiamo non poter chiudere, no? Cioè oscurare la nostra vista, però per chi ha i bambini che va lì e che comunque cerca di non far vedere certe cose, è normale che dici: ma io vorrei comunque tutelare il bambino da una certa vista, da un certo pericolo, da una certa situazione un po' imbarazzante. E quindi questo non è niente di strano, cioè è umano
immagino che la maggior parte dei genitori che portano i figli lì abbiano questa richiesta, cioè formino questa richiesta, lo fanno da anni e quindi non c'è niente di strano. Di conseguenza però fare una risoluzione in questo modo senza mettere perlomeno un'indicazione di dove poter spostare la struttura, al di là della non competenza, c'è il modo di poter capire effettivamente poi dove ci sono le possibilità, perché questo municipio è collegato con il Dipartimento Patrimonio e con il Dipartimento Patrimonio si può vedere quali strutture possono essere comunque disponibili e quindi cercare di avere un filo conduttore per proiettare questa richiesta in una diciamo in un contesto più ufficiale, perché è vero che non mi trova d'accordo con certe dichiarazioni della collega Cerconi che nel tempo non ci siamo mai tanto presi, ma giustamente dice: se non sappiamo dove, forse non lo risolviamo definitivamente, lo spostiamo solo. Quindi votare un atto col punto interrogativo di dire non è competenza nostra, ma vogliamo che questo avvenga, non gestendo poi eventualmente, sempre col punto interrogativo, non gestendo l'eventuale spostamento, io penso che non facciamo una cosa, un servizio completo, insomma, intelligente. Che voglio dire? Come si dice? Spiego meglio. Va bene nell'avere l'attenzione, va bene che al Quadraro la collega insomma lo vede tutti i giorni, io ci passo pure io, insomma lo vediamo. Va bene intervenire per cercare di mettere in evidenza, però dobbiamo anche seguire l'operazione, anche se non è nostra competenza, perché se no non potremmo chiudere il cerchio, quindi non potremmo poi comunque essere credibili nel porre il problema. Quindi se qualcuno dovrà decidere per noi dove e la cosa non va bene, in fin dei conti abbiamo dato un atto che poi non troverà riscontro, se non va bene a noi, ok? Invece l'atto con una indicazione di 2-3 posti, perché abbiamo visto dal patrimonio che c'è la possibilità, ok? È patrimonio comunale, c'è la possibilità e sul nostro territorio c'è patrimonio libero, occupato, pseudo libero, per esempio la casa degli artisti, ah il circo si chiama, pensavo che era una casa, e perché anni e anni è stato utilizzato per farci incontri, cose, feste, addirittura pizze, eccetera, eccetera. Quindi con un minimo di, no? Con un minimo di intervento si può creare una struttura anche sicuramente confacente. Certo non andremmo ad evitare le stranezze di chi sta all'intorno, però siccome è un po' delineato quello spazio, potrebbe essere, no? Sulla via Casilina vecchia, quindi per capirci, potrebbe essere una cosa intelligente. Passi per coso? Passi per Piazza Ragusa, arrivi su a Piazza Villa Spezia, Piazza Lodi e ci vai dentro e hai risorto. E famo un pezzo contromano per questi ragazzi, qual è il problema? Però voglio dire, io in 30 centesimi secondo ho dato un'alternativa valida, che se ne dica, o vogliamo aspettare che voi danno a qualche associazione che ci rifà i concerti e non ci può stare e poi dopo ci guadagni i soldi più, io levamo dopo 15 anni? Ok? Bravo, era un esempio, e quanto deve dire la procura pubblica, però dico, quindi se mettiamo vicino 2-3 soluzioni e le vediamo col Dipartimento Patrimonio, potremmo seguire maggiormente la procedura ed essere forse
più credibili e dare, ovviamente potremmo dare un risultato intelligente a questa situazione. Fare questo documento con la volontà di farlo, ma non di porre, no, un risultato finale, potrebbe non essere fattibile e non potrebbe essere comunque un risultato da porre alla nostra attenzione, quindi rimarremmo un po' così nei meandri. Abbiamo solo preso posizione e basta, ma questo municipio ha preso diverse volte posizioni negli anni scorsi e i risultati non sono cambiati, quindi non suggerirei un ulteriore percorso di questo tipo. Suggerirei di prendere la situazione, verificarla, fare un ponte col Dipartimento Patrimonio, verificare dove poter andare. Per esempio, c'è il casale della Caffarella, potrebbe essere utilizzato, no? da una struttura di questo tipo. No, farite la cosa, poi mi chiedono a me di essere seri. Io sono serio. Ci sono degli spazi comunali a Via Meta, ci sono degli spazi dell'amministrazione che possono essere utilizzati a Via Cosa, a Via, come si dice, dove c'è sta il commissariato, no? Vicino lì, Piazza Cesare Cantù, c'è un commissariato lì. Ci sono degli spazi dell'amministrazione che possono essere utilizzati. Cioè, prevediamo anche una cosa di questo tipo se lo vogliamo spostare. Ok, quindi per quanto ci riguarda ci lascia un po' perplessa non l'intenzione ma la soluzione. Ci sono altri interventi? Consigliera Tripputi. Grazie Presidente. Fate silenzio. Volevo un attimo puntualizzare un contenuto di cui abbiamo trattato adesso con questi interventi. Intanto il SERD ha preso questo nominativo, insomma, da pochissimo tempo. Prima era un SERT e trattava solo le tossicodipendenze da stupefacenti. Oggi si tratta... Mi sentite? Perché non... oggi tratta invece tutti i tipi di dipendenze e dovrebbe in un certo qual modo seguire un protocollo di prevenzione, cura e riabilitazione. Quindi è molto importante questo concetto. Poi voglio dire un'altra cosa. Bisogna farsi una passeggiata da quelle parti. Una passeggiata soprattutto nelle ore serali e notturne, perché purtroppo sì, è diventato un punto di riferimento di queste persone che hanno bisogno, di queste persone che presentano queste fragilità, ma è diventato un punto di riferimento proprio per chi ha queste fragilità e non ne vuole uscire fuori o non riesce a uscirne fuori. Perché? Perché è diventato anche un punto dove le droghe vengono distribuite. Ecco qual è la paura dei cittadini residenti in quel luogo. Non è solamente il viavai di queste persone, che potrebbe in un certo qual modo, come posso dire, lenire un po' la sensibilità dei cittadini residenti. Non è solo questo, è proprio paura. Perché voi sapete che dove girano gli stupefacenti, dove c'è smercio di stupefacenti, si creano delle situazioni un po' pericolose e quindi c'è sicuramente da condividere la paura di questi cittadini. Ma vi voglio invece far riflettere su una cosa, perché questo problema, ahimè, come già è stato detto da altri consiglieri che mi hanno preceduto, è un problema che sorge da anni molto molto lontani, e parlo in un periodo particolare dove si erano riaccesi i fari su questa situazione, ed era il 2005. Nel 2005, vi leggo prima una cosa e poi dopo vi spiego chi è l'autore di questa lettera. Desidero sottoporre
alla tua attenzione la necessità di individuare una sede alternativa alla struttura e ai servizi di assistenza e tossicodipendenza che rende possibile la frequentazione del centro da parte delle persone in terapia e allo stesso tempo ristabilisca la serenità di chi abita nella zona. Parliamo del 3 agosto 2005. L'autore di questa lettera era il sindaco di allora Veltroni, lettera indirizzata al presidente della regione dell'epoca Marrazzo. Quindi è un problema molto molto antico, siamo nel 2018, parliamo di 13 anni fa. Tra l'altro il sindaco che chiede al presidente della regione di individuare un'area, quindi dire oggi sì, ma quali sono le proposte? Non spetta a noi. Noi come ente di prossimità dobbiamo comunque rappresentare le istanze dei cittadini, quindi ascoltare le loro istanze e comunque portarle avanti. Poi chi di competenza deve individuare il luogo? Non è certo nostro compito. Stiamo parlando comunque di regione, non è una cosa che può competere al municipio. Certo è che se noi comunque dovessimo trovare dei luoghi eccetera, è ovvio che la proposta potrebbe sempre partire da noi, ma non è nostra competenza. Altra cosa, con i SERD... Posso chiedere un po' di silenzio? Con i SERD, quindi la trasformazione da SERT a SERD, si era richiesto quindi un approfondimento sui vari protocolli aperti, quindi per la prevenzione, cura e riabilitazione di queste persone fragili. E si era chiesto da parte proprio di chi lavorava in questi centri più risorse e più operatori. Quindi questi luoghi dovrebbero essere dei luoghi, diciamo, accoglienti per chi soffre di queste patologie. Io non so se qualcuno di voi ha frequentato per volontariato che questi centri, io li ho frequentati e vi posso garantire che non sono dei luoghi accoglienti. Quindi, proprio per questo, sono dei luoghi dove vanno appunto queste persone disagiate che non sono per niente aiutate, sono abbandonate a se stesse. Questa è una cosa grave. Quindi cerchiamo di invece dare uno stimolo alla regione a trovare sì un luogo dove veramente possa partire un servizio per questi Consigliere Ciancio, può uscire per favore perché stiamo sentendo da 5 minuti la sua telefonata? Come no, sì, me lo fa notare anche la segreteria, quindi se per favore può uscire. Uscire. Aspetti un attimo solo, lo facciamo uscire perché non... Mi si era spento il... vabbè. Questa proposta di risoluzione potrebbe essere stimolante per creare un servizio migliore, proprio perché togliendolo da un punto, diciamo, nevralgico di quel territorio dove appunto ci sono altri servizi come un asilo nido, consultorio eccetera, quindi cercando di creare anche una sorta di serenità nel territorio e creando invece un punto dove questi ragazzi non solo possono essere seguiti a livello appunto di prevenzione, cura e riabilitazione, ma possono trovare un luogo più idoneo per cercare di, affrontare questa grande difficoltà che hanno e affrontarla in una maniera, diciamo, più idonea, perché è ovvio che una stanzetta con degli uffici non può essere certo un luogo idoneo per seguire questi ragazzi. Voi sapete benissimo che per curare le patologie, le dipendenze da dipendenza non è sufficiente solo un ufficio, ma ci vogliono delle stanze dove si può fare la psicoterapia, ci devono essere delle stanze dove si possono fare delle attività, quindi potrebbe essere invece questa proposta uno stimolo appunto per
dire ok, troviamo un altro posto e cerchiamo anche di migliorarlo. Questo è il messaggio che dovrebbe passare con questa proposta di risoluzione. Quindi io credo che noi come consiglieri, quindi come portatori di interessi appunto della cittadinanza, ci dobbiamo preoccupare per questo, perché io personalmente ho vissuto un periodo frequentando appunto i CERT e vi posso garantire che quella zona è diventata una zona dove non ci va più nessuno per paura. Quindi dobbiamo un po' trovare una via di mezzo, cioè aiutare chi ha bisogno, ma nello stesso tempo aiutare anche chi si trova in difficoltà appunto per questa problematica. Quindi penso che questa proposta di risoluzione un po' sia un mezzo che ci serva appunto per trovare questa mediazione. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi passiamo alle dichiarazioni. Ah, non l'avevo visto. Sì, consigliere Toti. Sì, io penso dei discorsi che stanno al centro del dibattito che stiamo affrontando per questa risoluzione è il discorso della coesistenza, che io penso, come ho detto, che sia centrale rispetto. Perché noi parliamo di coesistenza in un territorio come il nono municipio, piccolo rispetto agli altri come superficie, piccolo, penso che sia il quintultimo o il sestultimo rispetto al territorio di Roma Capitale, però il primo per numero di abitanti. Perciò una zona densamente abitata dove ci sono servizi diffusi, in questo caso asilo nido, consultorio familiare, e dove chiaramente anche in questa zona, come tutte le zone del municipio, c'è una densità abitativa molto alta. Perciò il fatto del trasferimento, io capisco la sofferenza del quadraro di quel territorio, dice lo spostiamo da un'altra parte, sì, potremmo anche trovare un luogo, ma io penso che il discorso centrale, oltre alla coesistenza, è la garanzia del rispetto della legge in tutti i nostri territori, in tutti i nostri quartieri, in tutte le nostre zone. Qui si parla di risse, si parla di siringhe, si parla di bivacchi, così avete segnato voi. Cioè queste risse, bivacchi e siringhe e altre cose che avvengono, la Presidente della Commissione Commercio ha parlato di paura della gente, del quadraro rispetto a questo. Questo richiede però una riflessione, il controllo del territorio, da parte, anche i cittadini possono dare il loro contributo di supporto alla Polizia di Stato, di supporto ai Carabinieri, ma soprattutto quando ci troviamo in una situazione così difficile, bisogna pensare in primis a rispetto alla legge, perché se noi trasferiamo, qualche consigliere ha detto trasferiamo qua o trasferiamo là, voglio dire, rimane sempre lo stesso problema delle risse, dei bivacchi, delle siringhe, perché magari dice lo trasferiamo a Caffarella, voglio dirgli, le siringhe già ci stanno, magari ne aggiungiamo altre, perciò voglio dire l'attenzione rispetto pure alle indicazioni che noi diamo. Perciò il discorso della coesistenza va a braccetto col discorso della garanzia e dell'insufficienza, della sofferenza rispetto, oggi abbiamo parlato del regolamento comunale, evviva, io ho votato perché voglio dire un passo avanti rispetto al decoro e alla sicurezza della città di Roma, però passi avanti dobbiamo farli, non scordiamoci che la nostra Presidente è presente sia nella conferenza ASL municipale che è presente anche nel comitato di sicurezza municipale. Perciò un'attenzione rispetto a questa zona va fatta, primis proprio perché la Presidente è componente della conferenza, da aprire un dibattito, io penso che non abbia neanche bisogno della risoluzione di supporto. Oggi gliela possiamo dare, gliela potete dare, l'avete fatto voi praticamente la proposta di risoluzione, però poi voglio dire la Presidente dovrebbe essere autorevole, qui è anche autorevole nel comitato
di sicurezza municipale, lì dove deve andare a mettere dei punti ben fermi rispetto alla sicurezza del territorio e rispetto ad alcune zone del territorio, ma io dico un po' tutte sono densamente abitati e hanno servizi. Perciò ecco quando dico che dobbiamo essere precisi, chiaramente ci deve essere un confronto con la ASL, dove la Presidente è presente nella conferenza ASL, e se il caso cercare anche un'altra collocazione, però con la massima attenzione, perché il tema centrale non è solo trovare ma anche organizzare servizi di, voglio dire, prevenzione. Non passiamo soltanto a un discorso di soltanto un discorso repressivo, ma anche un discorso di prevenzione, che significhi mettere il territorio in una situazione che non ci siano più, come ho detto prima, si parla del quadrato, ma ci sono tante zone del territorio dove la gente ha paura, purtroppo negli ultimi anni. Prima c'era minore paura a uscire la notte o a frequentare parti del territorio, ecco, e questa perciò la riflessione ha fatto pure sul discorso di prevenzione e di repressione rispetto all'ordine pubblico. Io non mi sento di votare favorevolmente a questa, mi asterrò rispetto a questa risoluzione, perché voglio dire, non è una soluzione che prende e che fa, no, che fa riflessioni più importanti rispetto a questo, e non dà risposte se non generiche, quella trasferiamo, cioè, mi sembra insufficiente nella, praticamente nell'indicazione e rispetto anche alla risoluzione del problema. Ci sono altri interventi? Consigliere Ariano, quindi per, se non c'è nessun altro le do la parola. Consigliere Principato? Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, quest'atto è stato discusso in commissione il 23 novembre con il parere favorevole della maggioranza. Diciamo che in sede di discussione dell'atto, quindi prima dell'espressione del parere, erano presenti il Partito Democratico e un rappresentante del Partito Democratico e un rappresentante del gruppo Fratelli d'Italia. Forza Italia non fa parte della commissione, e neanche la Lega ha un rappresentante. Nella nuova configurazione delle commissioni, la Lega e Forza Italia non hanno un rappresentante all'interno della commissione politiche sociali, quindi questa è la loro occasione per esprimere il loro parere. Partiamo dal presupposto che si tratta di un argomento molto, molto delicato. Diciamo che c'è stata una discussione interessante in commissione. Dicevo, al momento della votazione era presente solo la maggioranza, quindi non c'è stata l'opportunità per l'opposizione di esprimere un parere in commissione. Ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi. Da quello che era venuto fuori in commissione c'era l'intuizione da parte mia, quindi soggettiva, di un parere favorevole almeno da parte del gruppo di Fratelli d'Italia. E per quanto riguarda il Partito Democratico c'era stata un'espressione favorevole che poi si è trasformata in astensione. Capisco la necessità e la volontà di tutti gli altri gruppi di voler approfondire anche all'interno del proprio gruppo i vari argomenti per poi prendere una decisione condivisa in questa sede. I cittadini ci dicono che la situazione è insostenibile, e come avete sentito dalla presentazione che ha fatto la consigliera Ariano, l'utenza nel tempo è settuplicata. Cioè, alla partenza del servizio si parlava di circa 40 utenti che usufruivano del servizio. Al momento abbiamo superato i 300, insomma, quasi raggiunto i 400. Il SERD, come sapete, è situato in una zona vicino ad un asilo e ad un consultorio, che quindi subiscono per forza di cose quelle problematiche che abbiamo detto prima.
Non vogliamo spostare il problema, chiediamo una ricollocazione in una situazione più idonea per offrire al meglio prima di tutto un servizio più adeguato agli utenti che ne usufruiscono, ma anche per consentire una maggiore vivibilità agli utenti del quartiere. Come ci accennava prima il consigliere Toti, la Presidente siede anche nella conferenza sanitaria locale, quindi ha rapporto diretto con la Regione, con il nostro delegato per l'ASL Roma 2. Quindi questa proposta di risoluzione, ecco perché è una proposta di risoluzione, perché impegna la Presidente, questo lo spiego non per noi ma ovviamente per i cittadini, impegna la Presidente a fare un qualcosa che non è di sua diretta competenza, cioè non è di competenza della Presidente del Municipio decidere lo spostamento di un servizio che viene offerto, scusate la ripetizione, dal servizio sanitario locale, cioè è un servizio che viene offerto dalla ASL e quindi diciamo noi impegniamo la Presidente e io chiederò poi un approfondimento delle azioni eseguite dalla Presidente e dall'assessore competente in maniera tale da condividere poi in Commissione Politiche Sociali con tutti i gruppi politici quello che è l'evolversi della situazione. Non può essere individuata una sede o proposta una sede da parte nostra, ma a quel tavolo che dicevamo prima ci deve essere la ASL, che fa una valutazione che non è solo sul territorio del settimo municipio, fa una valutazione complessiva rispetto ai servizi che vengono offerti dall'ASL stessa. Sul discorso del DSM del terzo piano all'interno della struttura municipale, è un servizio che sta lì da diversi anni, da prima che noi arrivassimo, e nel nostro piccolo abbiamo ereditato, nel senso buono del termine, questa situazione, perché era già presente, dicevo, prima del nostro arrivo, e abbiamo portato avanti anche dei progetti che erano stati fatti dalla consigliatura precedente, quindi abbiamo cercato di avviare un'integrazione dei pazienti che stanno in questa sede al terzo piano. Questo è il secondo anno che si ripete ad esempio la mostra di fotografia fatta con i pazienti al terzo piano, che si è chiusa giusto l'altro giorno, quindi noi non siamo per non integrare le persone eccetera, però noi possiamo fare quello che è gestibile direttamente dal nostro municipio. Questa non è una questione di lavarsi le mani o delegare qualcun altro, è una questione di il fatto è di richiamare proprio alle responsabilità gli enti competenti. Non si tratta di scaricarsi sulla Regione, noi dobbiamo dare delle risposte ai cittadini del nostro municipio. I cittadini del nostro municipio ci lamentano un problema atavico. La consigliera Triputi leggeva una lettera del 2005 del sindaco, dell'allora sindaco Veltroni, quindi non è un problema che nasce oggi, è un problema atavico ed evidentemente se in 13 anni non si è risolto in maniera differente, noi stiamo cercando un'altra strada, cioè stiamo impegnando la nostra amministrazione ad impegnare la ASL a mettersi seduta su un tavolo comune e trovare una soluzione diversa. Penso che sia una proposta costruttiva. Non c'è un dettaglio all'interno del dispositivo di questo atto, proprio per dare la possibilità alla Presidente di attivare tutti gli strumenti nelle sue disponibilità per cercare di risolvere questo tipo di problematica. Quindi ribadisco, non c'è nessuna volontà di allontanare il problema, ma si cerca di dare dalla nostra parte, per le nostre competenze, un supporto per cercare di risolverlo definitivamente questo tipo di problema. Quindi individuare noi adesso ad hoc una sede sul quale spostare il servizio non è un discorso sostenibile in questo momento, ma può venire solo dopo un confronto diretto con la Regione, quindi con la ASL di riferimento. Noi attraverso la Presidente del Municipio daremo tutta la disponibilità a fare un ragionamento anche in termini di sicurezza, come diceva il consigliere Toti prima, quindi la nostra disponibilità c'è perché abbiamo quei tavoli a disposizione, quindi noi chiediamo diciamo, di votare quest'atto, di condividere quest'atto, sperando che questo mio intervento
abbia chiarito qual è la reale intenzione che noi abbiamo, cioè quindi non quella di delegare a qualcun altro la risoluzione del problema, ma di farci tutti insieme, a prescindere dal partito politico, parte attiva per iniziare ad intavolare l'argomento e trovare una soluzione che sia condivisa da tutti, ognuno dalla sua prospettiva, diciamo con quello che è il suo pensiero. Questa è la nostra posizione. Spero di aver chiarito alcuni dubbi che sono stati sollevati precedentemente e di trovare il favore dell'Aula per la risoluzione di un problema che, come dicevo, è atavico e impatta i cittadini da troppo tempo. Grazie. Se non c'è nessun altro, io lascio la parola alla consigliera Ariano. Sì. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, in realtà l'intervento del collega Principato ovviamente racchiude proprio tutte le motivazioni che sono alla base di questa impostazione dell'atto. Io ringrazio tutti i colleghi che nell'ambito di questa discussione hanno evidenziato i loro dubbi e le loro perplessità, perché magari appunto non essendo nella medesima commissione certi rilievi era giusto anche insomma farseli proprio insomma così avviso aperto, quindi aver capito anche quelli che potevano essere i vostri dubbi. Ribadisco appunto che non vi è assolutamente le intenzioni di chi diciamo ha dato la mera stesura di queste parole che non ve ne fosse assolutamente né la volontà di isolare né di creare emarginazione ulteriore nei confronti di determinate categorie più fragili, che la questione appunto della assenza di alternativa è perché ovviamente abbiamo una piena consapevolezza di quelle che sono le nostre competenze, per cui non andiamo a dire a casa di altri come devono, diciamo, quali colori devono usare magari per le loro tinture. Noi crediamo fortemente che un'azione determinata e concreta da parte di questo municipio nei confronti di un avvio di tavoli a cui si potranno sedere tutti i soggetti interessati e competenti per la questione sia l'approccio più serio. Scusate. L'approccio più serio che l'ente di prossimità, come appunto un ente municipale, possa mettere sul piatto. E quindi è proprio in ragione di questo che noi diamo mandato alla nostra Presidente di rappresentare quella che è la nostra volontà di dirimere una questione che nel territorio brucia da troppo tempo. Saranno poi tutti i soggetti coinvolti, una volta interpellati magari ad un tavolo che metta seduti tutti sullo stesso piano, a dare risposte a noi, perché ovviamente le dobbiamo trasferire ai nostri cittadini. Quindi io sono convinta che anche sulla base di questi ulteriori chiarimenti l'analisi venga fatta insomma in un senso più diciamo di convergenza piuttosto che d'altro. Quindi vi ringrazio. Dichiarazioni di voto, consigliere Giuliano. Sì, allora, avendo ascoltato l'intervento del Presidente della Commissione, che ovviamente metteva diciamo in risalto il fatto di un lavoro effettuato durante la Commissione stessa, quindi tenendo presente che c'erano appunto dei componenti di gruppi politici che avevano ragionato e cercato di capire come muoversi, e nel mettere anche appunto in evidenza la presenza del gruppo di Fratelli Italia, come giustamente ha detto, la positività di questo non è meno, però dobbiamo essere chiari. Allora, la disponibilità da parte di Fratelli Italia a un problema di questo tipo c'è e ci sarà sempre. Se effettivamente voi avete fatto un percorso amministrativo, quindi nello scacchiere, nello schema amministrativo, voi dite che non siete responsabili, meglio cancellate, non siete promotori, non potete essere promotori
o individuatori a casa di altri di quello che ci serve. E quindi avete schematizzato il fatto che il municipio arriva fino a un certo punto e stiamo in mano di altri che dovranno poi capire il problema e collaborare per dire dove, quando e perché. Io non dico che questo non possa essere, però permettetemi, e quindi lì era la riflessione dell'intervento precedente, la politica questa la può modificare questo percorso. La politica può e deve entrare in questo percorso. Come? Cercando di fare un lavoro, cioè nell'essere d'accordo, ok? Una volta individuato la necessità di dover comunque intervenire, si fa il percorso prima dell'atto, cioè si fa il passaggio con l'ufficio competente, cercando di capire se in questo municipio, un municipio limitrofo, insomma con l'ASL, eccetera, eccetera, ci sia la possibilità di poter mettere in piedi questa azione. Dopodiché si torna, quindi era solo invertire l'asse, l'ordine degli addendi, il prodotto non cambia. Quindi fare questo discorso mio è venire qua e dire tutto bene, c'è la possibilità che possiamo utilizzare questo o quell'altro spazio. Vedremo dove si può andare e dove sarà meglio allocare. Allora in questo caso noi saremmo stati più tranquilli. Che significa? Perché quando il presidente della Commissione Sociale dice non vogliamo scontentare tutta quella gente che ha il problema. Tempo quasi tempo scaduto. Non so, 3 minuti questo. No, già. Già sono passati? No. Uno. Vabbè, chiudo dicendo che. No, perché è importante, grazie Presidente, poi mi taccio per 5 secondi di seguito, ma siccome non vogliamo scontentare quelli che saranno, no, le persone che hanno questo problema se non interveniamo, potremmo scontentare altri nell'individuare qualcosa che non è ragionato. Perché se non vogliamo scontentare la gente del nostro municipio, se mettiamo questa cosa, la spostiamo in un altro quadrante, scontenteremo probabilmente quelle persone di quel quadrante e sempre abitanti del nostro municipio sono. Quindi non è giusto dire questo, è giusto dire prima te faccio le lastre, vediamo quello che è possibile e allora poi possiamo muoverci con più tranquillità. Però per non essere pretestuosi e per non pensare appunto che se possa, cioè Fratelli d'Italia si pone in questo modo per fare chiacchiere, noi diciamo che siamo d'accordo, ma qualunque altro passaggio oltre all'intuizione, alla volontà di iniziare questo percorso, quindi dire alla Presidente di fare questo percorso, qualunque altro atto successivo, Fratelli d'Italia chiede di essere interpellato o in commissione o in consiglio, perché qualunque sia l'individuazione deve essere comunque ragionata ed evitare appunto di dare danno ad altri cittadini del nostro municipio. Quindi Fratelli d'Italia, con questa premessa e con questa registrazione, visto che abbiamo il pubblico pieno in sala, siamo convinti che questo debba essere per dare il supporto, ok? Quindi siamo contenti, siamo positivi, ma qualunque altro passaggio deve essere discusso. Altre dichiarazioni? Consigliera Cerconi. Io rimango dell'avviso di quello che ho detto, condivido ovviamente la tranquillità del Movimento 5 Stelle, perché la propria Presidente siede in quel tavolo e quindi immagino ci sia una condivisione diversa con i rappresentanti di maggioranza, diverso è per l'opposizione. E non per forza dovevano essere messi, e spiego il motivo dell'astensione, non per forza dovevano essere messi dei luoghi alternativi, potevano anche essere stabiliti, non so, prima ho sentito parlare non vicino agli asili, non vicino ai centri sportivi, non vicino alle parrocchie, cioè qual è il discrimine del sì e del no? Poteva magari essere fatto un lavoro diverso sui criteri con i quali individuare il punto, la zona migliore,
potevano essere chiamati in commissione, noi non c'eravamo, per quanto è stato correttamente riferito, e lo ringrazio, dal Presidente. Quindi mi sento di mantenere l'astensione, fermo restando la massima collaborazione, a parlare ed interloquire su questo tema, che mi sembra veramente un tema importante, perché esprime un disagio dei cittadini. Grazie. Altre dichiarazioni? Consigliera Vetrotti. Ritengo invece che non c'è un criterio per dire dove si deve andare e dove si dovrà posizionare eventualmente, semplicemente perché nessuno, con molta probabilità, prenderà con favore la vicinanza non di una comunità, consigliera Tripputi, e aree verdi che possano aiutare i ragazzi. Qui non si parla di ragazzi, ma si parla anche di persone che hanno 50-60 anni. E parliamo di centri di riferimento di zona, appunto, non di comunità. Quindi purtroppo non vale né l'uno né l'altro come discorso, ma ancora una volta, forse leggendo nelle maglie di quello che hanno detto i consiglieri che mi hanno preceduto, probabilmente forse almeno un quadro di chiarimento iniziale con l'azienda, la ASL, potrebbe aiutare a delineare un eventuale percorso, magari in uno delle case della salute che sono presenti, non lo so, per fare cose che sono un po' più attinenti piuttosto che andare per ville, parchi, o per evitare quello che dicevo nel mio intervento, di mettere, diciamo, chissà dove, marginalizzare chissà dove e stigmatizzare ulteriormente chi un problema è ovvio che ce l'ha. Per questo, purtroppo, e queste forse erano le perplessità che erano emerse anche in commissione da parte di chi era presente, il gruppo del Partito Democratico si asterrà. Altre dichiarazioni? Consigliere Toti. Sì, io ho detto già in precedenza che mi asterrò, proprio perché per me il riferimento non è soltanto, ed è centrale, quella della conferenza ASL, dove la Presidente comunque non è che non conta nulla, la Presidente c'è e la Presidente può svolgere un ruolo di indirizzo rispetto a questo, comunque importante all'interno della, voi dite che ha bisogno di questa risoluzione, va bene, il territorio si esprime rispetto a questo, però come ho detto manca l'altro discorso, non soltanto rispetto a questo deve essere convocato, deve essere coinvolta l'ASL, ma anche il Comitato di Sicurezza Municipale, io già l'ho detto, è un problema della coesistenza, e la coesistenza in tutti i luoghi dove sarà trasferito, se si trasferirà, si riuscirà a trasferire, perché chiaramente capiamo la sofferenza dei cittadini del Quadraro, però il discorso centrale è la garanzia del discorso della legge, ho detto. La garanzia della legge, e la garanzia della legge va tutelata in modo preventivo e in modo repressivo dalla polizia e dai carabinieri, cioè queste cose risse che abbiamo detto in precedenza, siringhe e chi più ne ha più ne metta, bivacchi o altre cose, devono chiaramente essere represse, devono essere represse comunque dovunque queste cose succedano nel nostro territorio. Perciò ecco, quando io ho detto l'astensione, perché non la vedo completa nel indicare un discorso, ecco, migliorativo per i cittadini del territorio e anche rispetto a indicazioni di possibili trasferimenti, se si ritiene necessario, ma qualsiasi trasferimento senza la garanzia della legge e del rispetto alla legge ha un significato, come ho detto, che lascia il tempo che trova. Altre dichiarazioni? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, mi dispiace dover ribadire alcuni concetti che ho espresso precedentemente, ma sicuramente non sono stato sufficientemente chiaro. Allora cerco di essere più sintetico e più chiaro possibile, nei miei 3 minuti.
Allora, questo è un servizio offerto dalla Regione, dall'ASL Roma 2, che noi ci siamo ritrovati nel nostro municipio. Non è un servizio che nasce in questa consiliatura, no? Un qualcosa che avviene dal momento in cui noi governiamo. È una situazione che era precedente. La consigliera che ha presentato l'atto vi ha spiegato prima anche a che cosa era adibita precedentemente la struttura. Nel tempo è nata questa necessità, quindi non so per quale motivo e con quale favore si sia scelto di attivare questo servizio all'interno di quella sede. Ma non possiamo rivangare il passato, noi dobbiamo affrontare una problematica presente, che è quella che ci mettono in risalto, ci evidenziano i cittadini che abitano in quella località. Lo vogliamo affrontare o no il problema? Perché se no ci asteniamo tutti, ci penserà qualcun altro, la situazione rimarrà invariata e quindi il problema non verrà risolto. I cittadini continueranno a lamentarsi, noi gli diremo che non è competenza nostra e lasceremo cadere la cosa. Oppure possiamo prendere un pochino di coraggio, no? Poco, un po' di coraggio e dire ci metto la faccia. Voto favorevolmente questa risoluzione, consapevole che il Presidente della Commissione e il gruppo di maggioranza ci hanno messo la faccia e hanno detto non vi stiamo chiedendo un voto al buio, vi stiamo chiedendo di rinforzare, quest'atto verrà approvato, noi siamo la maggioranza, quindi verrà approvato dal Consiglio, ma a noi non interessa mettere la firma sulle cose, come già vi abbiamo detto in passato, cioè noi vorremmo che si comprendesse anche da quella parte, no? Che lavoriamo per un indirizzo comune, indirizzo. Perché quando mi si dice dovete fare, dovete decidere, dovete spostare, dovete fare, cioè, vi ricordo che la parte politica si occupa del controllo e dell'indirizzo del potere esecutivo, no? Lo sapete meglio di me. Quindi noi cerchiamo, rappresentando quella che è la nostra idea, condivisa con i cittadini, di indirizzare la parte esecutiva dell'amministrazione ad eseguire delle azioni. E questo è quello che stiamo cercando di fare oggi in quest'Aula, cioè stiamo chiedendo alla Presidente di attivare il suo potere esecutivo nei confronti della Regione, della ASL, del Comitato di Sicurezza locale, di mettersi seduta lì con la Polizia, col Questore, con la Regione ASL e dire ragazzi abbiamo un problema, c'è un problema nel nostro territorio, come possiamo risolverlo? E a chi mi dice sì, la fiducia ve la diamo, però ci dovete tenere informati? Rispondo sì, ovviamente, cioè io prendo in carico l'impegno di aggiornare la Commissione e attraverso i componenti della Commissione, attraverso il mio capogruppo, anche i membri che non fanno parte della Commissione stessa, sull'evolversi della situazione. E anche nel momento in cui ci fosse la necessità, perché nel caso in cui arrivi una proposta da parte della ASL differente ma comunque all'interno dello stesso territorio, perché per la legge è previsto che ogni 100.000 abitanti ci sia comunque almeno un servizio di questo tipo all'interno del comune o del municipio, io farò il vostro portavoce nei confronti della Presidente, al contrario vi trasferirò le informazioni su quelle che sono le azioni che la Giunta ha intenzione di intraprendere, però per fare questo ho bisogno della vostra fiducia, cioè io vi sto chiedendo, io mi rivolgo a tutta l'opposizione, vi sto chiedendo dateci la fiducia su questa proposta di risoluzione che impegna la Presidente a fare un qualcosa che non è di sua diretta competenza, ma che si trasformerà, diciamo, in un'azione concreta ai livelli nell'ambito dei quali, diciamo, è possibile eseguire un'azione concreta. Solo questo è quello che noi vi stiamo chiedendo in questo momento, confermando la nostra disponibilità a tenervi informati sull'evolversi della situazione. Esatto, sull'evolversi della situazione, quindi nel caso in cui anche ci fossero delle scelte da intraprendere, diciamo, dalla parte municipale territoriale del nostro tempo scaduto. Grazie, scusi Presidente. Quindi concludo chiedendo nuovamente alla parte dell'opposizione di ragionare sull'espressione di voto che ci stiamo apprestando ad eseguire
e di valutare insomma anche questa i contenuti di questa dichiarazione di voto. Il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente. Grazie. Votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Sì, la risoluzione viene approvata dal Consiglio con 15 voti favorevoli e 3 astenuti. Ricordo che vengono approvati i verbali numero 24, 25 e 26 relativi alle sedute del Consiglio del 5, 12 e 19 luglio 2018. Siamo ancora in luglio. Accidenti. Chiudiamo alle ore 16:37.